Ciao ragazze, bentornate nel canale. In questo video volevo parlarvi della mia prima esperienza con il sito Zalando, che come sapete vende qualsiasi tipo di calzatura, borse, complementi e accessori, ma anche cappotti e appunto altre cosine da vestire. E ho pensato di farvi il video perché appunto so che molti di voi non hanno ancora provato l'esperienza, ma sono curiose anche perché l'azienda appunto ha lanciato anche una campagna pubblicitaria negli ultimi mesi e abbastanza corposa, insomma. Allora, questo come vi ho detto è il mio primo ordine e ho deciso di comprare una borsa. La spesa che ho sostenuto è abbastanza limitata in quanto appunto ho pagato la mia borsa 30 euro. E la cosa che mi interessava mostrarvi, di cui mi interessava parlarvi, è soprattutto il servizio, perché l'ho trovato particolare rispetto a quello di altri siti. Allora, molti di voi sicuramente lo sanno, ma Zalando ha la possibilità di pagare con i contanti direttamente alla consegna. In pratica, senza contrassegno, si fa l'ordine online normalissimo, non si anticipa niente né con servizi bancari né con le varie ricaricabili, praticamente si fa solo l'ordine, si sceglie il prodotto e poi si può scegliere di pagare la consegna. Preparate i soldi in contante e li date direttamente nelle mani del corriere. Questo servizio io lo trovo molto molto semplice, lineare, comodo, soprattutto per tutte quelle ragazze che non hanno la possibilità oppure non hanno voglia di farsi una carta prepagata. Ecco, io ho sempre pagato con il servizio PayPal e ho una ricaricabile delle poste a cui appunto aggiungo 50 euro, 100 euro ogni tanto quando mi serve. Però questo servizio di Zalando credo che sia comodissimo perché appunto permette di dare i soldi in contante senza nessun tipo di problema. Nel momento in cui voi pagate il corriere con i soldi, l'ordine risulta automaticamente saldato, praticamente con la firma che fate al corriere alla ricezione dell'ordine. Ecco, io questo tipo di servizio lo consiglio perché lo trovo veramente comodo anche per chi magari ha la ricaricabile a casa, però vuol tenere i soldi che ha ricaricato per fare altri acquisti, perché come sapete poi è un attimo che i soldi finiscano, vi servono, non li avete, dovete andare a ricaricarla, dovete ricaricarla tramite il servizio internet, insomma, è sempre comodo avere lì qualche soldo e magari usare i contanti quando sono più comodi. Allora, mi sono trovata benissimo anche per quanto riguarda l'imballaggio. Io ho ordinato una borsa di medie dimensioni, è arrivata in questo enorme pacco. Ecco, non riesco neanche a inquadrarvelo tutto perché è un pacco che misura 50 centimetri per 45, quindi è enorme. E il bello del pacco è che si apre senza strapparsi, quindi praticamente ha un collante sul davanti, eccolo qui, ha un collante che voi praticamente staccate quando lo aprite. Questo è utilissimo perché il pacco può servirvi per il servizio di resa. E la resa su Zalando è molto semplice, ci sono tutte le modalità online e c'è anche un sistema proprio di etichette pronto per restituire il vostro pacco se c'è qualcosa che appunto non è conforme a quello quello che appunto vi aspettavate. Allora vi mostro subito cosa ho preso. All'interno di questo pacco, il pacco si apre da sopra come una scatola di scarpe praticamente, e all'interno appunto c'è un sistema di etichette, vi mostro subito, pronte con le istruzioni per il reimballaggio e poi sul retro c'è appunto la ricevuta della spesa. E all'interno la borsa era completamente gonfia eccola qui, era completamente gonfia di carta, quindi tutta bella imbottita e completamente chiusa praticamente con una chiusura a caldo in questa busta. Questo è molto comodo perché nel momento in cui, appunto, come in questi giorni, all'esterno il tempo è infame perché piove sempre, il pacco di carta arriva leggermente bagnato, però questa confezione chiusa, appunto, permette alla borsa di restare assolutamente coperta. Quindi ho apprezzato molto anche la chiusura. La borsa, appunto, vi arriva non spiaccicata, ma assolutamente
morbida e è deposta in questa bellissima scatola e quindi non è soggetta a essere stropicciata. La borsa che ho preso è questa. È una borsa di medie e grandi dimensioni, praticamente da tutti i giorni per andare al lavoro. Volevo che mi stesse all'interno anche il merendino, per dire, la bottiglia, qualcosa da mangiare, eccetera. E è particolare, è di finta pelle. Il colore è nero, anche se forse lo vedete un pochino sul marrone perché è luce artificiale, ha appunto questa chiusura qui sopra che si apre. Sul davanti ha queste due taschine, una e una due, che a loro volta si aprono con la clip così. Vedete? Di fianco ha queste altre due taschine comode per infilare qualcosa all'ultimo minuto, una da una parte e una dall'altra. All'interno è foderata con questa stoffa che fa molto vintage, è molto romantica, è praticamente una base beige con dei fiorellini bordeaux e rosa e arancioni. Ha questa tipica cerniera qui dove mettere le cosine più intime e all'interno ha una divisione, quella qui a metà, con un'altra cerniera più grande. Sul davanti, ve la giro un attimo, sul davanti. Guardate com'è curata. Sul davanti altre due taschine interne, una più piccola e stretta, che appunto sembra quella per il cellulare, e l'altra un pochino più grande. All'interno appunto è arrivata tutta con bella imbottita, quindi è come se l'avessi comprata in negozio. Anzi, sinceramente da Carpisa ogni tanto mi vendono di quelle borse che sono così spiaccicate da magazzino che appunto poi rimangono stropicciate anche una volta comprate. Poi, ha una chiusura con la cerniera qui e in più ha i due ganci laterali dove attaccare il passante per la tracolla, perché come sapete vi ho detto anche la tracolla. Sul retro, eccolo qui, c'è un'altra bellissima taschina che si apre così e all'interno c'è ancora la fodera. La particolarità di questa borsa è che lungo tutte le cuciture esterne ha questo bordino sembra un peluche invecchiato, tutto così un pochino particolare. E questo peletto ha appunto delle sfumature marroni, quindi è nero però ha delle sfumature marroni. E quindi l'effetto, diciamo, non è total black, è un pochino più addolcito da questi piccoli peluche che mi piacevano perché dà un effetto un pochino più grunge, un pochino più meno sostenuto, ecco, perché altrimenti tutta nera era un po' esagerata. E lo stesso motivo di peluche si ritrova qui lungo la cucitura e quindi lungo la cerniera di apertura praticamente superiore. Ecco, l'ho trovato un particolare molto dolce e un pochino coccoloso, insomma, tanto da smorzare l'effetto tutto nero che qualche mattina ho quando vado al lavoro, insomma. Mi vesto spesso di nero e bianco, grigio, per appunto perché è più semplice fare gli abbinamenti e la mattina non ho voglia, ma appunto con questa borsina qui un po' più particolare mi sembrava di addolcire il tutto. Ecco, questo per quanto riguarda la mia esperienza con Zalando. Devo dire che forse non sarà l'ultimo ordine, perché appunto ho trovato il servizio molto comodo, il corriere è UPS e il signore è stato molto gentile e è andato tutto liscio, insomma, quindi io mi sento di consigliarvi il servizio, non tanto per le cose da vestire e per le scarpe, perché trovo che trovare la taglia giusta online sia ancora molto difficile, ma per cosine come gli accessori penso che possa andare benissimo. Con questo vi saluto e ditemi se avete provato anche voi l'esperienza e soprattutto se avete avuto qualche problema, perché è giusto appunto che ci scambiamo le informazioni. Ah, non vi ho detto l'azienda della borsa che è Anna Field, eccola qui, e vi ripeto, l'ho pagata 30 euro. Vi mando un bacio, vi auguro buona settimana e ditemi se anche voi avete fatto questa esperienza. Ciao ragazze!